E ora passiamo allo sport, perché è calato il sipario sulla 5 giorni di orienteering sull'altopiano della Paganella. Gianfranco Benincasa. Località sostenibili, attente all'ambiente, sentieri e boschi già cartografati. È quello che ha attirato gli oltre 600 orientisti da tutto il mondo sull'altopiano della Paganella per una 5 giorni di gare di grande intensità. Ad aggiudicarsi l'ultima tappa della Kermesse Trentina, i soliti noti. Ancora loro, lo svizzero Florian Schneider e la danese Caroline Gjøtterup, entrambi alla terza vittoria di fila nella competizione che si è svolta tra Fai e Andalo. A dominare la classifica generale invece il ticinese Siro Corsi, bravo a sfruttare l'occasione della vita e a conquistare la prima vittoria in una gara internazionale. Al femminile si è imposta invece la ceca Johanna Simkova. A chiudere la 5 giorni la cerimonia di premiazioni col presidente della Federazione dello Sport con cartina e bussola, il trentino Sergio Anesi. Un bilancio estremamente positivo sia per il numero di persone che siamo riusciti a coinvolgere dopo la pandemia, sia per l'organizzazione, sia per la collaborazione che abbiamo avuto all'interno di questo territorio. Nei prossimi giorni, sintesi della manifestazione su Rai Sport.